benvenuto in questo video. Partiamo subito con l'introduzione della canzone. Ascoltiamola un attimo. Qui abbiamo questa interessantissima frase che andiamo a fare in questo modo. Cosa ho suonato? Praticamente all'inizio partiamo con un Si, facciamo questa frase, Si, Do diesis e il Mi. Ritorniamo sul Do diesis e ribattiamo il Mi. Ta, 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 ta. Questo Mi acuto potremmo anche farlo grave. Lui lo prende ogni tanto acuto, ogni tanto grave. Qui abbiamo praticamente, io lo penso così, come se fosse una triade di Sol maggiore, Sol, Si e Re, e in effetti le note sono quelle, e una triade di Fa diesis minore, dove ho Fa diesis, La e Do diesis. Se hai una buona padronanza con la mano sinistra, allora riesci a farlo tutto a mano ferma. Sto utilizzando Moises, in cui ho eliminato la traccia vocale e la traccia di tastiere, così possiamo concentrarci sul suono del basso in particolare. Sol, Fa diesis. La seconda volta, un Sol, vado soltanto a tenere il Sol. Poi questo giro viene ripetuto, all'inizio uguale, Sol, e sempre in Sol. E qua cadiamo direttamente sul riff della strofa. Io lo suono così, parto in levare di sedicesimo con uno strappato del Re a vuoto, quindi io sono ancora nel quarto quarto, ho dato il Sol del inizio quarto quarto, 1, 2, 3, 1. Quindi sul quarto movimento del quarto quarto ho una pausa e vado a suonare l'ultimo sedicesimo del quarto quarto, il Re a vuoto, ok? Vado a strapparlo così. Poi cado in Hammer sul Mi. E dopo vado a fare una ghost note sul Mi grave e poi il Mi reale. Vado a fare questo, un'alternanza tra ghost note e nota reale. Poi passo al Sol fatto con le dita, Sol che dura 2, La, La, 1. Quattro, Sol, La, La, un. Allora, dopo questa cosa qua viene fatta su tutte le strofe e verrà fatto poi nella struttura anche sull'assolo. Nel pre-ritornello vado a seguire il lavoro della cassa. Andiamo a cercare il punto in cui parte, dovrebbe essere, me lo sono segnato. Eccolo.
sempre un si, e qua va a fare fa diesis e la. Quindi lui parte con un si, io lo prendo qui al tasto 2 della corda di la. Si, 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 si. Fa diesis due volte, la due volte. E poi vado a fare un giro simile a quello precedente dell'introduzione, prendendo questa volta qua il mi lo prende sempre basso, quindi si do diesis e il mi basso, qua il si fa diesis, la. Qui andiamo poi a cadere nel ritornello, però vediamo prima questa parte. Adesso te la faccio un po' normalizzata, perché lui qua mette delle belle variazioni. Poi nel finale del video invece ti vado a far sentire una cosa più avanzata, però partiamo semplici. Allora, dopo aver fatto il fa diesis e la, si do diesis, mi a vuoto, quindi siamo sempre sul riff, quello di base, che però finisce sul mi a vuoto, e poi passiamo con la tecnica in slap e andiamo a fare il sol e la con thumb pluck, qua sempre all'ottava, sol con la sua ottava, il secondo quarto di pausa, il la con la sua ottava e il quarto di pausa, quindi suona così: 1, 2, 3, 4, sol, pausa, la, pausa. La seconda volta invece il sol lo facciamo sempre con la sua ottava, mentre il la, anziché farlo con l'ottava, potremmo anche farlo con l'ottava, per carità, lui fa questo: la, sol, o due ottavi e il fa diesis, ta, ta, ta. Quindi va a fare sol, pausa, ta, ta, ta. E poi ritorna di nuovo sol e la, sol, fa diesis, perché qua andrà a lanciare il ritornello che va in la. Proviamo a suonarlo una volta insieme, te lo faccio vedere magari in primo piano, così puoi vedere bene quello che suono. Questo è l'ultimo giro della strofa, 3-4. La, sol, sol, la. Questo è il ritornello, adesso poi lo vediamo. Qua rientriamo come struttura nell'introduzione, che viene fatta solo una volta per poi andare subito al giro in slap della strofa. Quindi poi dovrai cercare di memorizzarti te le varie parti. Io ti faccio vedere gli incastri e poi la struttura. Comunque va a seguire queste singole parti che ti sto facendo vedere. Nel ritornello andiamo in la, e qua usiamo il gioco di cassa, tum tum tum, la, do che dura due quarti, re che dura due quarti, la, do che dura due quarti, re che dura due quarti.
quarti e poi un accenno del solito riff. Si, do diesis mi, do diesis mi, con il mi basso, scusa, l'ultimo, e poi lo slap sol e la, sol, pausa, la, pausa, e poi ritorniamo sull'introduzione. Praticamente la canzone poi va a ripetere, allora, come struttura va a ripetere l'intro poi per uno, torna sul riff in slap, va a fare di nuovo pre-ritornello e ritornello esattamente come abbiamo visto adesso, dopo fa di nuovo l'intro, quella iniziale, due volte questa volta, a solo su riff slap, quindi come se fosse la strofa, soltanto che qua viene fatto l'assolo, e poi di nuovo pre-ritornello e ritornello, e va a chiudere nel finale con il riff tipo introduzione, ma con una nota poi finale sul secondo giro diversa. Andiamo un attimo a sentirla, se riesco a beccare l'ultima parte. Qua finisce in sol normale. Ultimo giro. Occhio qua. Sul mi basso, quindi proviamo a suonarlo un attimo insieme. Qua sol normale, 3 4, e finisce con il mi quello grave. Come ti ho accennato prima, andiamo adesso a vedere sul inizio, a metà del pre-ritornello, una finezza quindi più avanzata. Praticamente si sente, se andiamo a mettere basso e batteria su Moises, andiamo a notare come lui passa dal riff fatto con le dita al riff fatto poi invece con lo slap. Quindi questo stesso riff lui passa dalle dita allo slap. Senti un attimo qua. Qua è con le dita. Senti il suono? È proprio più caldo con le dita, mentre con lo slap sarebbe molto più secco, molto più sferragliante. Invece qua io lo sento con le dita. Però occhio, perché qua lui poi va a mettere il sol e la in slap e lì terrà lo slap. Da lì in avanti va a tenere lo slap. Senti. Dita, slap. Qua. Qua secondo me lui passa in slap. Allora, va a metterci anche una notina in più, che assomiglia un pochettino all'idea del suo riff sulla strofa. Ti ricordi che ti dicevo che il re a vuoto lo andiamo a mettere sull'ultimo sedicesimo del quarto quarto. Qua allo stesso modo, per lanciare il riff che sarà si do diesis mi do diesis e poi di nuovo mi, lui va a fare secondo me una cosa del genere. Te la faccio vedere in primo piano. Cioè strappa il la a vuoto, poi va a fare un emmeron col si e poi lo ribatte subito, va sul do diesis con un emmer, strappa il mi, thumb sul do diesis e poi il mi a vuoto. Benissimo. Grazie mille, mi raccomando, lascia un like, seguimi, condividi il mio lavoro perché per me è importante. Ciao!